Ciao Rocker! Dall'inizio della distribuzione del vaccino proliferano le battute ironiche di chi si chiede come mai il Viagra non abbia gli stessi detrattori rispetto a quelli che ha il nuovo prodotto della Pfizer, la stessa casa produttrice della pillola blu. Chi fa queste battute si interroga sul perché di tanta diffidenza verso il vaccino da parte di chi non legge il bugiardino del farmaco contro l'impotenza maschile. Voglio darti una lettura dal punto di vista di psicologia cognitiva. Ammesso e non concesso che gli utilizzatori di Viagra non leggano il bugiardino, il perché è presto detto. L'essere umano fatica a preferire i benefici futuri e tende a preferire quelli immediati. Il Viagra risolve il problema entro un'ora. Tra l'altro risolve un problema definito e riscontrabile immediatamente. Il vaccino, invece, risolve un problema futuro e delle cui cause nessuno si vergogna perché si confonde nella massa ed evita i rapporti interpersonali. Chi dubita del vaccino probabilmente applica i medesimi pesi a uno o più dei rischi derivanti dal fumo, dalla cattiva alimentazione, dal riscaldamento terrestre, eccetera, eccetera. Cioè tutti i problemi a lunga gestazione la cui risoluzione richiede azioni oggi senza un tornaconto immediato. Con ogni probabilità le stesse persone non sottoscrivono un'assicurazione sulla vita oppure una polizza di pensione integrativa. Questo accade perché per il cervello quantificare i benefici futuri di un'azione compiuta oggi è pratica assai complicata, sulla cui risoluzione si interroga il management di tutte le aziende mondiali. Quindi l'ironia alla base delle battute Viagra contro vaccino sono spiegate dalla psicologia cognitiva. Quindi in estrema sintesi il cervello rettile comprende meglio il concetto di appuntamento galante rispetto a quello di terapia intensiva. Per aiutare il cervello in questo tema servono frame evocativi molto potenti, spiegati nel modo corretto e reiterati nel tempo. Be a rockstar!